La mia domanda era: se in un consiglio regionale ci fosse la maggioranza di un solo partito, non si correrebbe il rischio di avere senatori rappresentanti di quella sola forza politica e non invece della regione che dovrebbe rappresentare? Grazie Mura. Quindi abbiamo detto Dario Franceschini. Mi pare un caso impossibile che in un consiglio regionale ci sia un solo partito. Perché... Non ho capito. Beh, in quel caso vuol dire che gli elettori hanno scelto una maggioranza di un solo partito, può essere una coalizione, può essere un solo partito. In ogni caso, su questo tema bisogna mettere bene la norma. La norma prevede che i consiglieri, i rappresentanti delle regioni, i sindaci, vengano eletti in conformità all'orientamento degli elettori, secondo una legge elettorale che verrà fatta. Naturalmente c'è una norma transitoria di prima applicazione, perché sono sempre norme di chiusura, ma è consolidato che anche chi aveva espresso nel dibattito parlamentare dei dubbi su questo, che passerà il tema dell'elezione diretta, e quindi verrà affidata agli elettori la possibilità di scegliere con una legge elettorale che chiarirà come, nel momento in cui elegge i consiglieri regionali che saranno in regione, indicherà anche quelli che vanno a rappresentare la regione nel Parlamento. Così come il tema del tempo, che io so che ha attraversato tanti dibattiti, come fa uno a fare il consigliere regionale e contemporaneamente andare al Senato, o il sindaco andare al Senato, ma se vogliamo che sia la Camera delle Regioni, che avendo poteri limitati non lavorerà come l'altro ramo del Parlamento, che avendo la funzione legislativa lavorerà a tempo pieno, lavorerà soltanto sui provvedimenti su cui il Senato verrà coinvolto, o lo stesso Senato richiederà di essere coinvolto. È assolutamente possibile, ma soprattutto se devono rappresentare gli enti territoriali, devono essere espressione di quegli enti territoriali, non possono essere persone che rappresentano un comune, una regione, senza far parte di quel consiglio regionale, senza essere sindaco di un'amministrazione. Grazie. No, voglio chiarire meglio il concetto che ho detto prima. Il Bundesrat, che è il Senato delle Regioni tedesco, è rappresentato dalle regioni, dai Länder, ed è e le regioni, i Länder, votano secondo la volontà del governo di quella regione, e quindi non ci sono dei membri fissi, ma essi votano a seconda delle materie che vengono toccate, perché in quel momento il Land vota secondo una determinata volontà che il Land ha deciso, quello è il Senato delle Regioni, cioè si mettono in accordo i territori. Invece da noi non sappiamo come sarà l'elezione diretta. E poi non sono molto d'accordo, perché è previsto dalla Costituzione che siano eletti dai consiglieri regionali, quindi questa cosa che sta prevedendo il PD di fare in modo che quando si vota il consigliere regionale si mette anche chi vorrei senatore, limiti un diritto del consigliere regionale a votare liberamente, quindi credo che questa roba qui non sia costituzionale rispetto alla nuova Costituzione, ma questo è un argomento, non abbiamo tempo, è complesso. Però quello che voglio dire, per semplificare, è che invece questo Senato sarà politico, in cui ci saranno i partiti rappresentati e non le regioni, e questo genererà una confusione, perché, ripeto, ci saranno dei senatori della Lombardia che voteranno contro la Lombardia, e questo non va bene, perché questo è un Senato in cui le maggioranze saranno politiche e non le maggioranze territoriali. Guardate, questo è un problema molto grosso, non è superficiale. Possiamo brevemente... Prego, naturalmente questo è il modello che indica Parigi, è un modello che ha un suo fondamento, ma c'è anche la controindicazione. La maggioranza della regione Emilia, lasciamo stare la Lombardia, che è una maggioranza di centro-sinistra, non è che rappresenta tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna, c'è metà, magari in alcuni casi il 49%, che pur essendo lombardo emiliano non si riconosce nelle posizioni del governo regionale. Perché bisogna rappresentare le posizioni di una regione tutta secondo la voce o l'opinione della maggioranza? Mi pare molto più equo un sistema che rappresenta sia gli elettori di centro-sinistra, di centro-destra, di 5 Stelle, di quella singola regione, poi starà a loro, con il controllo degli elettori, capire se obbediscono gli ordini di partito o se rappresentano il loro territorio regionale. E siccome siamo anziani, prendiamo in mano la situazione. E è proprio questo che non funziona, Dario, perché tu l'espressione democratica, e questa è la confusione, l'espressione democratica è ad ogni livello di amministrazione. Tu non puoi fare in modo che una volta che c'è una maggioranza nel governo della regione Emilia-Romagna, e la regione Emilia-Romagna deve esprimersi a livello statale, ma se invece tu poi ripetere ogni volta la maggioranza opposizione a livello anche nazionale, questo è un casino, cioè è quello che dobbiamo evitare, è la confusione istituzionale che noi vogliamo evitare, l'hai descritta alla perfezione.